Questa nuova lezione di scuola di botte. Questa è la difesa personale applicata ovviamente a un aggressore. Facciamo un esempio: lui è un aggressore, lui mi vuole chiedere l'informazione, ma mi vuole aggredire. E lo prendete sotto. Cioè, nel momento in cui lui vi sta chiedendo l'informazione, chiudete, infilate e colpite, ok? Vi chiede che ora è. Se state molto vicini, lui già si è avvicinato, voi eravate distratti, lui si avvicina, arriva vicino. Partite subito sotto col colpo, ok? Uno dei posti più pericolosi, come sempre accade, è la fermata dell'autobus. Quanta gente viene molestata alla fermata dell'autobus, aggredita, picchiata, rapinata? Questa è la nostra fermata dell'autobus. Allora, voi state alla fermata dell'autobus per i cavoli vostri. Arriva l'aggressore. Così, a che ora passa l'autobus? E lo colpite. Riproviamo. Io sto qui alla fermata dell'autobus. Arriva l'aggressore, mi giro, colpisco e ricolpisco, ok? Oppure lo vedete arrivare, stai qui alla fermata dell'autobus, non l'avete notato, però fate la finta. Lui arriva e io già sono pronto a colpire. Riproviamo. Lui arriva, di nuovo, braccia basse, tranquilli. Allora, voi direte, ma perché bisogna colpire sempre al corpo il nostro avversario? Allora, se io colpissi in faccia l'avversario, sarebbe una cosa intanto difficile, perché lui basta e muove la testa un pochettino, vedete? Io già non lo prendo perché è il bersaglio più piccolo, guardate quanto è grande il corpo. Lui invece il corpo spesso e volentieri tende ad avanzare per essere minaccioso, perciò vedete, io già sono pronto per colpire. In più, se lo colpisco al corpo, do meno dell'occhio. Se io mettessi a fa questo lavoro qua, no? Farei un casino, invece al corpo sarei corto. Vedete? E porto tutti i colpi. È sempre meglio colpire al corpo, fa un effetto migliore, non lascia segni, non fa uscire il sangue, non lascia occhi neri. Perciò, anche se ci siamo sbagliati, abbiamo menato uno per sbaglio, che non era un molestatore, può capitare, però raramente, quello va alla polizia e dice: ah, ma mi ha menato, fammi vedere dove ti ha menato. Lui gli fa vedere la panza, la polizia dice: vabbè, che mi fai vedere la panza, sei un ciccione. Spesso e volentieri capita di andare al parco tranquilli a godersi la natura, io ho trovato una panchina. Questo è il momento peggiore in cui viene sempre spesso un molestatore, un assalitore, una persona. Utilizzano le scuse più disparate, tipo scusi a una sigaretta, scusi mi sono perso, scusi che ore sono, scusi c'è spazio vicino a lei, o addirittura si seguono direttamente vicino. Se voi perdete tempo ad alzarvi, quello già è arrivato, vedete, io sono già inerme. Non alzarsi, ma essere vigili. Cioè, viene il mio aggressore, io lo aspetto e lo colpisco. Io stavo qui tranquillo, lo aspetto, prendo di sopra e lo colpisco. Vieni avanti. Allora, col primo colpo l'ho colpito, a questo punto vedete lui è piegato, io posso alzare e finisco con gli altri colpi, ok? Però devo comunque dare il primo colpo da seduto. Facciamo finta che voi siete andati in palestra, al vostro centro benessere preferito, uscite fuori, fate due passi e trovate un potenziale molestatore. Se vi chiede com'è la palestra, sicuramente questo molestatore vi vuole aggredire, perché è una scusa. Lui si avvicina, io lo guardo e non rispondo. Appunto, se lui ripete per la seconda volta la frase o aspetta, non se n'è andato via, il primo colpo che tiro è quello con il braccio anteriore, cioè questo. Lui si piega, rimane piegato, a quel punto posso scaricare la potenza, lo piego. Se lui non se n'è ancora andato, pam, ricolpisco, pam, e ricolpisco. A quel punto il nostro molestatore o è caduto o a questo punto se n'è andato e voi siete comunque salvi. Allora, può capitare che con questo caldo magari uno è assetato, si ferma alla fontanella a bere. È una strada in salita, come potete vedere. Comunque già faccio questo, è molto faticoso. Figurate se venisse un assalitore. Ovviamente l'assalitore è intelligente, viene da sopra, lui sta alto, cioè ha la forza di gravità dalla sua parte e mi viene a chiedere un'informazione per aggredirmi, magari affogarmi nella fontanella, magari con l'acqua mi vuole strangolare, me la manda tutta in gola e muoio. Per difendermi, che cosa succede? Viene l'assalitore, mi domanda: signore scusi, posso bere anch'io alla fontanella? Questo che cosa vuol dire? Che lui dice: tu muori e io bevo. Cioè è già una dichiarazione guerra nei miei confronti. A quel punto posso colpire, per non fare troppi passi perché sono in salita farei fatica, uso un colpo lungo.
diretto alla bocca dello stomaco. Pam! Sotto. A quel punto lui si piega e lì lo posso colpire col secondo colpo e lo sposto. Se l'assalitore a quel punto non ha ancora lasciato e se n'è andato, ho il terzo colpo e anche il quarto. Lavorate sempre sotto, non colpite al viso, perché l'assalitore in quel caso schiverebbe, perché è già preparato, vedete? E hai visto? Schiva. E io invece, oh, lui schiva e io lo colpisco sotto. Oppure può capitare che io faccio l'errore perché l'istinto mi ha guidato verso colpirlo al viso, perciò lo sto colpendo al viso, lui schiva, era preparato, sotto, sotto, e lo colpisco e lì lo finisco. Può capitare delle volte che magari siete andati in un posto, siete arrivati e avete trovato il cancello chiuso, magari è chiuso immotivatamente, non sapete come aprirlo perché era un posto, siete andati, che ne so, dal barbiere, dal parrucchiere, dall'uccellaio, dall'uomo d'acciaio, da quello che volete. Perché è chiuso senza motivo? Probabilmente qualcuno ci sta tendendo una trappola e magari adesso fa finta che è rimasto chiuso anche lui dentro. Allora viene il nostro aggressore che ci chiede: signore, ma il cancello è chiuso. Lui, se viene da dietro a noi, vuol dire che l'ha chiuso lui prima sto cancello e poi ci ha aspettato. Lo fate avvicinare dicendogli: prego, apriamolo insieme. Quando lui si avvicina, boom, lo colpite, ok? Prego, apriamo il cancello insieme, boom, boom, e lo colpite. Non apre ancora il cancello, continuate dentro, a quel punto coprite, portate sotto. No, ma io, boom, ma io volevo, boom. Non colpitelo al viso, perché se lui si avvicinava e lo colpivo al viso, vedete, vado a vuoto. Signore, ma che fa? Se è capace che se ne va, va a chiamare la polizia e dice: lo volevamo colpi al viso. Oppure la gente dice: ah, quello sta colpi al viso. Se invece lo colpiamo sotto, è talmente corto e veloce che non se ne accorge nessuno. Scusa. Allora, un altro metodo che utilizzano gli aggressori per bloccarvi e tendervi una trappola: vanno al negozio dove anche voi dovete andare. Aspettano comunque lì davanti al negozio, perché spesso vai al negozio chiuso perché c'ha l'orario, la chiusura di pausa pranzo, e si mettono in attesa. Poi voi, mentre siete in attesa dietro di lui, lui si gira e vi aggredisce. Io ormai l'ho identificato, e lui è l'aggressore, che è venuto prima di me, si è messo in fila senza motivo. A quel punto neanche gli chiedo niente, mentre lui è ancora in fila, pum, lo colpisco. Ah, signore, e lui si piega, perché molti di loro dicono: ma io sto qui solo a aspettare. Non è vero, perché se sta qui a aspettare, lui stava aspettando per farvi un tranello. Perciò voi arrivate, lui guarda avanti, a quel punto io mi avvicino, pum, e lo colpisco. Diciamo che col primo colpo posso capire molte cose. Lui si è piegato, arrivo qui, che sta aspettando per il negozio, allora è una trappola. E allora, pum. Comunque elimino la minaccia e in più guadagno anche un posto. Avrei dovuto aspettare, in caso, se lui non era l'aggressore, comunque lui che entrava, a questo punto non devo aspettare nessuno e un potenziale aggressore è andato via.